In questo video andremo a parlare di un argomento davvero molto molto importante per tutti noi, infatti andremo a approfondire l'argomento stipendio. Ovviamente è un tema assolutamente centrale all'interno delle nostre vite perché andiamo a lavorare tutti i giorni per questo sudatissimo stipendio. Andremo ad analizzare questo tema ovviamente in funzione di quella che è la gestione aziendale e gli investimenti, quindi vi darò la mia personale opinione su quelli che sono gli stipendi milionari degli alti dirigenti a livello aziendale, possono essere amministratore legato ma anche tutta la sua squadra o comunque gli alti livelli dirigenziali, ma per poi passare ad avere una visione anche di quello che è il nostro stipendio, di noi comuni mortali, dei nostri manager magari, e quindi se cosa ci conviene fare o comunque quali prospettive possiamo avere in funzione dei nostri guadagni e del nostro lavoro. Andiamo ad approfondire questo interessantissimo tema proprio perché Eddie Pucchi giorni fa è stato il video sul possibile taglio dei dividendi da parte per esempio di Eni, e un nostro amico che ci segue ovviamente qui sul canale YouTube ha commentato quel video che vi lascio tra l'altro qui sopra linkato con il seguente commento. Spike Spinger è il nome del nostro amico che ci segue e ci dice: se tagliassero gli stipendi stragonfiati dei dirigenti salterebbero fuori altri 150 milioni. Ma è veramente questo il problema delle aziende, ovvero gli stipendi molto alti dei dirigenti o di alcune aziende? Voglio darvi a tal riguardo la mia personalissima opinione, raccontandovi tra l'altro una storia personale, ovvero qualche anno fa, circa 4-5 anni fa, sono stato invitato a Torino per un colloquio di lavoro con un alto dirigente delle risorse umane di FCA, quindi Fiat Chrysler Automobile. All'epoca alla guida dell'azienda c'era ancora Sergio Marchionne, e durante il colloquio di lavoro questo dirigente appunto mi chiede: ma lei cosa ne pensa dello stipendio di Sergio Marchionne? Perché era uscita pochi giorni prima, c'era stata una grande polemica sull'alto livello dello stipendio di Marchionne, che era una cifra che si aggirava intorno ai 6 milioni di euro tra parte fissa e bonus e diciamo magari anche alcune parti in azioni e così via. E quindi la polemica in quel caso era appunto sull'altissima differenza tra Marchionne con i suoi 6 milioni di euro e il normalissimo operaio nella catena di montaggio, che magari prende dai 1.000-1.500 euro, non so esattamente quale possa essere lo stipendio. E appunto mi ha fatto questa domanda e la mia risposta in quel momento è stata questa, ve la voglio riproporre perché questo mio punto di vista non è cambiato nel frattempo. Perché in realtà io ho girato il punto di vista, nel senso, è vero, se dovessimo considerare i 6 milioni di euro per il lavoro di una persona che per quanto possa lavorare, diciamo, non si può mai giustificare una cifra così alta, nel senso, può lavorare 12 ore al giorno, quanto è la paga oraria 6 milioni di euro anche se una persona lavora 12 ore al giorno, magari 7 giorni su 7, se mai fosse possibile veramente farlo e farlo in maniera efficiente. È ovvio che questa enormità, questi 6 milioni di euro non si giustificano sul lavoro di nessuno, ma poniamo invece dall'altro punto di vista, ovvero quanti soldi avreste dato voi se ad una persona che veniva in quel momento lì da voi a dirvi, o magari non in quel momento ma prima, quando FCA era sull'orlo del fallimento e che appunto vi diceva: guarda, io posso far rinascere l'azienda, posso riportarla ad avere profitti come poi ha veramente fatto, quanti soldi in quel momento prima del fallimento avreste dato ad una persona del genere che aveva la potenzialità di salvare l'azienda? E ovviamente 6 milioni di euro in quel momento, se invertite questo paradigma, questa idea, diventano praticamente niente, perché stiamo parlando invece di miliardi di fatturato dell'azienda che nel caso fosse fallita invece avrebbe lasciato a casa 100.000 persone che lavorano per FCA.
Ed è proprio questo il punto che a volte non riusciamo a cogliere sostanzialmente, ovvero qual è la responsabilità, la vera responsabilità di quel dirigente, quanto le sue idee, le sue performance, il suo lavoro impatta nell'azienda. Quello di Marchionne impatta, ha impattato sul destino di 100.000 persone che sono i dipendenti poi di FCA, ha impattato sul destino dell'azienda e ha riportato l'azienda a degli alti livelli, se vogliamo definirli così. Quindi, se guardiamo quei 6 milioni in questa nuova ottica, ci sembrano veramente poca cosa. Mentre dall'altro punto di vista, magari se li confrontiamo con il nostro stipendio, lo stipendio di chi è sulla linea, appunto, quindi magari uno stipendio medio di un italiano dai 1.000 ai 2.000 euro al mese, ovviamente il paragone non regge più. E a quel punto invece entrano in gioco altri fattori, che ovviamente le responsabilità sono completamente diverse. L'operatore magari di linea non ha responsabilità diretta su altre persone, sul destino di altre persone, ma ovviamente in maniera indiretta sì, sulla qualità del prodotto, quindi sull'efficienza anche della linea stessa, e per questo appunto per il suo lavoro viene appunto retribuito. Così a scalare i primi livelli manageriali, i secondi livelli manageriali, al crescere delle loro responsabilità cresce anche il loro stipendio, cresce anche ovviamente quella che è la disponibilità verso l'azienda, chiamiamola così, o comunque la responsabilità nel far funzionare il processo, responsabilità che ovviamente non troviamo più man mano che scendiamo questa, chiamiamola, piramide, o comunque questi livelli, questi diversi livelli di responsabilità all'interno dell'azienda, che ovviamente sono quelli che vanno a giustificare la differenza dal punto di vista salariale, che non è una differenza che l'azienda regala, ma è una differenza che l'azienda è, tra virgolette, costretta a riconoscere, perché altrimenti le persone brave, chi veramente aumenta le sue capacità, il suo livello di conoscenza, ha veramente un impatto sul processo dell'azienda, bene, quelle persone le potrebbe perdere, perché ovviamente la concorrenza, siamo su un mercato anche addirittura globale, è ovvio che la concorrenza ha tutto l'interesse a dare uno stipendio più alto a una persona che però dall'altro punto di vista ovviamente gli permetterà di avere magari un efficientamento dei processi, un efficientamento della gestione industriale e così via. Quindi l'unico modo che abbiamo per aumentare, per crescere in questa scala, in questa gerarchia di livelli, ovviamente è mettersi nelle condizioni di poter assumere queste responsabilità, mettersi nelle condizioni di magari aumentare anche le nostre conoscenze tecniche, perché non è detto che si debba fare, chiamiamola, carriera solo nel campo della gestione. Possiamo anche fare una carriera magari più tecnica. Immagino figure più tecniche, come per esempio che i robottisti, chi è capace di appunto programmare i robot, le macchine utensili e così via. Ovviamente man mano che cresce la nostra complessità del nostro lavoro, o man mano che il nostro lavoro richiede delle skill, delle qualificazioni maggiori, cresce ovviamente il livello di retribuzione che l'azienda o il mercato, non la singola azienda, il mercato è disposto a riconoscere per appunto comprare quel livello di conoscenze, quel livello di capacità. È ovvio però dall'altro punto di vista che, quindi abbiamo assodato che l'azienda non regala i soldi, ma l'azienda compra, se vogliamo, i servizi, le conoscenze dei suoi dipendenti, in questo caso dei suoi collaboratori, perché altrimenti lo farebbe un'azienda concorrente. Ma è anche ovvio che non tutti questo valore aggiunto può essere sempre calcolato. È ovvio anche che rimanendo nel campo del lavoro dipendente non riusciremo mai, o comunque è più difficile, avere delle retribuzioni che ci daranno la possibilità di riuscire ad arrivare alla nostra libertà finanziaria. Vi lascio anche tra l'altro qui il video dedicato a questo specifico argomento, quindi a magari poter anche smettere di lavorare, o comunque cercare di lavorare meno, tramite un lavoro appunto da dipendente. Dobbiamo, se vogliamo continuare a fare il lavoro da dipendente, ovviamente cercare
cercare di scalare questa piramide di responsabilità o di conoscenze tecniche per avere uno dei guadagni, un nostro salario sempre maggiore, in modo tale che le nostre 8 ore di lavoro siano contribuite con una paga oraria sempre maggiore. E tra l'altro il pilastro del guadagno è proprio al secondo posto nei pilastri di vivere di dividendi. Al primo abbiamo ovviamente la pianificazione, al secondo abbiamo il guadagno, al terzo il risparmio, al quarto l'investimento. E questo ci porta direttamente nel terzo punto che vogliamo affrontare, ovvero che se non agiamo prima sui nostri guadagni, se non capiamo qual è la nostra strada da percorrere per aumentare anche i nostri guadagni, non riusciremo mai neanche a raggiungere poi in maniera efficace anche il livello di investimento. E tornando al secondo punto, possiamo dire che appunto quello che invece magari ci può permettere di anche aumentare in maniera molto sensibile i nostri guadagni sono sicuramente le attività magari più imprenditoriali, dove ovviamente aumenta il rischio rispetto a quello del lavoro dipendente, ma ovviamente aumentano esponenzialmente anche i guadagni, anche perché si può usufruire dell'effetto, chiamiamolo leva, ovvero di avere a nostra volta anche dei collaboratori che lavorano per noi, quindi il loro lavoro sarà ovviamente retribuito, ma andrà anche quota parte del loro lavoro andrà anche a rimpinguare quelli che invece sono i nostri guadagni. Quindi, ricapitolando, gli stipendi dei manager, gli stipendi dei dirigenti sono ovviamente non regalati in via generale, ma sono ovviamente frutto del mercato, quindi di quelle che sono le condizioni di mercato, sono ovviamente frutto, come gli stipendi, di tutti noi, delle nostre conoscenze, delle nostre abilità, della nostra capacità di dare qualcosa all'azienda, di offrire qualcosa per la quale l'azienda è disposta a pagare o di un altro concorrente è disposto a pagare, quindi a darci più soldi. Quindi è molto molto legato alle capacità, alle conoscenze della singola persona, anche se vogliamo alle abilità di venderle queste conoscenze. E in ultima analisi, ovviamente sappiamo che un lavoro da dipendente, a meno che non si riesca a raggiungere alti risultati, comunque sarà sempre, se vogliamo, un po' più limitante, perché ovviamente diminuisce il rischio rispetto a quello che può essere un lavoro imprenditoriale, dove abbiamo la possibilità di aumentare tanto i nostri guadagni, perché ovviamente aumentano anche i nostri rischi sostanzialmente. Fatemi sapere quindi anche voi cosa ne pensate di questa problematica degli stipendi, se ritenete anche voi che gli stipendi milionari degli altri dirigenti siano giustificati oppure no, e cosa state facendo per aumentare i vostri personali guadagni. Ciao e buon dividendo a tutti!